Prova sul campo della nuova Insta360 X4. L'obiettivo di oggi è mettere a dura prova questa camera, testando la nuova risoluzione 8K e le funzionalità 2024. Come se la caverà? Testiamola e scopriamola insieme. La X4 è la nuova camera 360 di Insta che, grazie alla risoluzione a 72 megapixel complessiva, permette questa qualità pazzesca. Il display touch screen ci permette di passare da una modalità di ripresa all'altra e, grazie alle funzionalità singolo obiettivo a 360, abbiamo una possibilità creativa davvero pazzesca. E ora partiamo con la prima, ovvero i video. Come per le fotografie che vedremo tra poco, anche i video possono essere realizzati sia a 360 gradi che in formato piatto. Qual è la differenza? Nel primo caso bisognerà fare post produzione, perché bisognerà focalizzare un soggetto, andare a creare le animazioni, e tra l'altro l'applicazione ci aiuta anche a fare in modo molto veloce. Nell'altro formato invece abbiamo il video pronto praticamente per il montaggio video. Non vi nego che la modalità dal mio punto di vista più bella è proprio la 360, perché non richiede particolari attenzioni nell'inquadratura, ci permette di muoverci liberamente con la camera e tutto quello che poi noi dovremo fare sarà in post produzione andare a scegliere cosa far vedere e che soggetto puntare. La camera stabilizza e riprende tutta la scena in tempo reale, tutto quello che è attorno a noi, e cancella in automatico il nostro bastone. Questa modalità di ripresa è disponibile ora con risoluzione 8K, che offre dettagli davvero notevoli. E poi, qualora si volesse lo slow motion, si può lavorare anche in 5.7K fino a 60 fotogrammi al secondo, e qualora si volesse ancora più slow si può arrivare in 4K a 100 fotogrammi al secondo, sempre in 360. Tra le mie funzioni preferite della nuova X4 c'è questa qua, che si chiama Active HDR e che permette di andare a rimmortalare tutta una serie di livelli di esposizione diversi, ed è perfetta per situazioni come queste, dove ci sono aree incredibilmente chiare e incredibilmente scure insieme nella stessa inquadratura. Abbiamo decine e decine di chilometri di portici da filmare, e per immortalarli vado ad attivare la funzione Time Shift della X4, che permette di sintetizzare il movimento di minuti in pochi secondi. E poi con l'applicazione abbiamo modo, come vedremo tra poco, di andare a creare ulteriori effetti per rendere il video finale ancora più bello. Andiamo a selezionare Time Shift, poi tocchiamo qui in basso e mettiamo 8K, 30 fotogrammi al secondo e velocità consiglio 10x, non auto, poi lo scopriremo perché dopo in post produzione. E schiacciamo questo tasto e iniziamo la nostra camminata. Per un effetto migliore possiamo distendere l'asta, e consiglio quella da 3 metri perché crea questo effetto no drone, e poi camminiamo, e dobbiamo cercare di camminare mantenendo l'asta e la camera quanto più fermi possibili. Il bello è anche riuscire a muoversi in modo dinamico da una parte all'altra, in questo caso dei portici, perché poi il video sarà tutto super velocizzato e quindi sembrerà veramente un effetto di un drone FPV pazzesco. Poi grazie all'asta ci possiamo alzare e levare quanto ci piace e pare, e possiamo anche scendere giù in picchiata rapidamente per arrivare poi verso le gomme di questa moto. Senza stare a complicarsi troppo la vita, e soprattutto se non si ha l'esigenza di un 360 molto spinto e magari ci interessa solo la parte frontale, possiamo anche camminare molto tranquillamente con la camera così vicinissima a noi, perché tanto poi tutto quello che utilizzeremo sarà quello che catturerà uno dei due moduli, e così sarà anche più pratico senza fare avanti e indietro dai portici. Sulla parte laterale sinistra troviamo le due levette per poter estrarre la batteria intercambiabile, e poi abbiamo lo slot per inserire la micro SD. Sopra abbiamo un altro slot che ci permette di visualizzare la connessione USB-C per ricaricare la camera, e dall'altra parte invece abbiamo due tasti. Il tasto di accensione, che va premuto una volta sola, la camera accende il suo LED e nel giro di pochi secondi è già operativa. E poi abbiamo il tasto Q, che è un tasto personalizzabile. Sotto il display troviamo poi due tasti, quello per avviare e interrompere la registrazione video e quello per passare da una modalità di ripresa o di scatto ad un'altra, e ci permette anche di scegliere se obiettivo singolo oppure 360. Facciamo un test audio anche con questa X4, come mi sentite nella affollatissima Bologna? Allora, il display touch screen è una roba pazzesca, perché grazie alle shortcut permette di accedere a tutte le funzionalità della camera, quindi non abbiamo quasi bisogno dell'applicazione. Oltre alle lenti di protezione, che scopriremo tra poco, dentro la confezione abbiamo anche il mitico astuccio con all'interno non solo gli slottini per le lenti
di protezione, ma anche una specie di compartimento per lo straccio che ci permette di pulire le lenti. Infatti la cosa fondamentale per realizzare ottimi video è avere sempre le lenti pulitissime. E poi abbiamo modo di mettere la camera direttamente dentro questo astuccio, proprio in mezzo. Abbiamo il nostro straccino, tutto l'occorrente, insomma, per pulirla e proteggerla in un unico posto, in un'unica pouch. E poi, come vedremo nel tutorial, ci sono anche una serie di altri accessori che potrebbe essere utile avere per poter sbloccare il mondo creativo a 360. Per catturare l'alba di questa mattina ho installato la X4 sul Bullet Time Bundle, che è questo accessorio qua con il treppiede incorporato. E poi dalla camera ho impostato l'accensione programmata con la funzione dedicata. Siccome l'alba è L640, ho messo l'accensione L5. Poi sono andato a scegliere la modalità timelapse e come parametri di ripresa ho messo 11k 30 fotogrammi al secondo, intervallo di scatto ogni 10 secondi. La durata totale del timelapse è stata di 2 ore e mezza e la camera ha fatto tutto con una sola batteria, quindi è riuscita a catturare l'alba per quanto da questo scorcio siamo riusciti a vedere. Con la X4 abbiamo due modi per realizzare le foto, a 72 megapixel e 360 gradi, oppure con obiettivo singolo, quindi 180 gradi, 36 megapixel. La cosa incredibile è che dal display potremo scegliere in un attimo di passare dalla visione a 360 a obiettivo singolo e anche il tipo di orientamento della foto, se 9 sedicesimi oppure 16 noni, quindi formato orizzontale, o quello di prima verticale. Capita mai di avere la necessità di utilizzare lo stesso video sia in verticale che in orizzontale? A me molto spesso, e non avendo l'opportunità di girarlo sempre doppio, cosa faccio? Cerco di utilizzare funzioni come questa, ovvero free frame, protagonista Insta360 in questo mondo, e anche la nuova X4 dotata di questa feature che ci permette in post produzione di scegliere l'orientamento del video. In più avremo la possibilità di scegliere direttamente dalla camera il campo visivo, se super inclusivo oppure senza distorsioni, The Warp Plus. Oltre al campo visivo, i video free frame ci danno la possibilità di scegliere se attivare o meno l'Horizon Lock, che è una funzionalità che permette di ruotare la camera e mantenere l'orizzonte allineato. È veramente incredibile. E qui un esempio della resa e di quanto sia pazzescamente precisa. Questa possibilità di scelta per quanto riguarda il campo visivo è disponibile anche nelle altre modalità e molte di queste permettono poi di fare questa scelta anche dopo, in post produzione, con una flessibilità incredibile. E questa qui è la selfie mode, che permette di vedersi in un modo particolarissimo senza il supporto sulla quale si regge la camera. È un video piatto, quindi non è a 360 ed è praticamente pronto per l'elaborazione finale. Per poter sfruttare al meglio la copertura delle lenti dobbiamo entrare all'interno del menu e scegliere la tipologia di protezione. Noi all'interno della confezione abbiamo quelle standard, volendo c'è la possibilità di acquistare quelle premium che sono in vetro temperato e le trovate in descrizione. Poi andiamo a pulire bene le nostre due lenti e andiamo a prendere le lenti di protezione. Eccole qua. Come si installano? Abbiamo una filettatura sul bordo della lente con la quale dovremo andare a agganciare le lenti e metterle in sicurezza. Una volta che l'avremo fatto, come in questo caso, andiamo a ripulirle di nuovo e siamo pronti per realizzare i nostri video. Stessa cosa la ripetiamo dall'altro lato, ovviamente. Quando e perché utilizzare queste protezioni? Diciamo che in città i rischi possono essere veramente minimi, se non magari quando andiamo a utilizzare l'asta da 3 metri estesa al massimo oppure andiamo a effettuare le riprese rasoterra. Per esempio io ho fatto una ripresa dove mi andavo a riprendere i piedi mentre si camminava e di conseguenza lì ho installato le lenti giusto per precauzione. La cosa migliore è sempre evitare, se possibile ovviamente, perché la qualità d'immagine sarà proprio al massimo, il non plus ultra. Invece così avremo comunque una minima riduzione. Però in alcuni contesti vanno installate, tant'è che è bello che siano incluse all'interno della confezione. Ci prepariamo ora per il famoso bullet time, che è un po' una tradizione di queste X. E quindi prepariamo così i due supporti, selfie stick e il manico, che nel momento in cui noi lo andiamo a sbloccare permette una rotazione totale. Installiamo la camera, questo è un momento clou, perché una ripresa così la può fare solo questa camera qua. Dobbiamo assicurarci di averla avvitata molto bene. Adesso entriamo nelle impostazioni, andiamo su bullet time, selezioniamo 5.7k 120 fotogrammi al secondo, estendiamo il selfie stick, premiamo REC e poi attenzione, via! Molto faticoso, ma fighissimo.
Prima di spostarci sull'app, attiviamo i comandi con i gesti e i comandi vocali e testiamoli insieme. Start recording. Ok, ha iniziato a registrare. Input vocale inglese al momento, disponibile insieme a altre due lingue orientali, l'italiano purtroppo non c'è. Abbiamo tutta una serie di altre opzioni, tipo stop recording, per interrompere la registrazione video o fare una foto. E ora andiamo a vedere invece i gesti, che sono un'altra modalità simpatica, tipo così facendo avviamo la registrazione video, quindi non ci serve parlare, così facendo interrompiamo la registrazione video, mentre con il simbolo della vittoria, countdown di 3 secondi, quindi possiamo anche togliere il simbolo della vittoria, se no esce una foto come quella che è uscita a me. Per accedere alle foto e dei video realizzati con la camera abbiamo bisogno dell'app Insta360 che si collega tramite wifi e bluetooth alla camera e ci permette non solo di visualizzare i contenuti come vedremo adesso, ma anche di evitare di scaricarli per poterli post produrre. Abbiamo modo così di risparmiare spazio sul nostro smartphone e di anche agevolare, rendere proprio più veloce il processo senza dover attendere il download di tutti i file. Come scopriremo nel prossimo video dedicato alla X4, abbiamo modo di modificare la visione dei video, di attivare la nuova funzione visione Mega View e non solo, creare animazioni e generare contenuti AI con pochi tocchi. Ora andiamo a vedere come visualizzare l'album e creare dei contenuti in automatico sfruttando l'AI. Cliccando su album abbiamo la possibilità di rivedere tutte le nostre creazioni e troviamo poi delle piccole icone relative alla tipologia di contenuto che abbiamo realizzato. In alto poi abbiamo la possibilità di fare i filtri, quindi di selezionare solo i video HDR, solo i time shift, bullet time e quant'altro. Ora andando su modifica abbiamo crea video e quindi selezionando un video o più video potremo andare a fare un montaggio noi, oppure con auto edit noi cosa facciamo? Selezioniamo una serie di video e quindi adesso vado a fare una selezione molto molto rapida. Andiamo a visualizzare poi il risultato che genererà l'app in totale autonomia. Facciamo prossimo, ora scarica e analizza le risorse. Adesso dobbiamo scegliere la lunghezza del video, io direi ritmo veloce. E questo qua è il prodotto fatto dall'AI e Insta360. Travel time! Fortissimo! In basso a destra abbiamo modo di scegliere il formato, potremmo farlo orizzontale, quadrato oppure verticale. Poi abbiamo tutta una serie di altri temi in basso, potremmo anche cambiare canzone al nostro piacimento, semplicemente scorrendo, incredibile sta cosa. Scarica la canzone e riadatta il video. Abbiamo sempre modo di modificare manualmente sia la parte selezionata dall'AI che eventualmente andare a sostituire delle clip che magari non ci piacciono con le altre che abbiamo. Potremmo anche regolarle il volume e andare eventualmente a cancellarle. Dopodiché, una volta che avremo definito il tutto, clicchiamo su prossimo e possiamo fare esporta come storia oppure come album foto. Facciamo album foto, facciamo custom, mettiamo 4K, finalmente ce l'abbiamo, bitrate 150 fps, colori belli saturi e rimozione anche della grana in automatico. E facciamo export. Testare questa X4 qui a Bologna è stata un'avventura incredibile, già solo per la possibilità creativa data dalla batteria. La nuova autonomia che arriva a oltre 2 ore di utilizzo mi ha incredibilmente sorpreso. Questa volta che avevo 2 batterie non sono quasi neanche servite. In più il display molto luminoso ha permesso la visione dei contenuti anche sotto il sole e di riprendere anche tutti i passaggi che poi avete visto. Le protezioni nuove per le lenti insieme anche alla nuova copertura del display rendono questa camera più predisposta al mondo action di prima e vede anche un design infatti molto più resistente e robusto e non vedo l'ora di testarla nei contesti off-road diciamo. Abbiamo anche il modulo wifi e USB-C implementati, sono più veloci rispetto a prima e vi dirò, questa camera sembra colmare quella mancanza, quel gap rispetto alle generazioni precedenti che era la risoluzione nel momento in cui si zoomava verso un soggetto. Grazie all'8K o i timelapse a 11K abbiamo una qualità che è davvero pazzesca. C'è anche un'altra modalità, ce la siamo lasciata come bonus, che è la modalità loop e che è ideale in tutte quelle situazioni dove non possiamo perdere quell'attimo. Bene, attiviamo la modalità loop, quando avviene la situazione andiamo a toccare il tasto dell'otturatore e siccome la camera ha già registrato tutto prima,
salva solo il segmento, l'ultimo che a noi serve per non perdere il momento. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like per sostenerlo e poi iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi. E chi fosse interessato al montaggio video può fare un salto sul mio sito per scoprire la masterclass su Final Cut Pro, con video lezioni dedicate per ogni argomento e suddivise in sezioni per Mac e iPad. Ci vediamo al prossimo video, buona continuazione su YouTube e buone riprese.